Abbiamo 20 minuti. Allora, carissimi amici, noi abbiamo presentato una denuncia che oggi vi presenterà e illustrerà Orazio. Però prima ricordo agli amici che si devono andare a vedere il video che abbiamo fatto in precedenza, in cui si tratta delle vere origini del concetto di unità nazionale, di chi l'ha voluta e come è nata questa unità nazionale. Riuscirete a capire per quale ragione, e lo ripeto anche qui, per Hoover, il grande capo dell'FBI, la mafia non esisteva. Esistevano i delinquenti comuni, ma la mafia no. Perché, e lo ripeto per l'ennesima volta, oggi abbiamo un governo che non è un governo, perché è un governo che sgoverna, che ha come capo dello Stato, come capo del governo, un individuo immediatamente inventato, chiaramente della natura clericale, voluto da un cardinale di cui vi dico di nuovo il nome, cardinale Silvestrini, che fa il parvio con l'altro cardinale Padroni d'Italia, il quale cardinale Ruffini, cognome che tra l'altro voi potete vedere come cognome di tanti ex ministri della Democrazia Cristiana, il quale era il cardinale che aveva dato l'incarico a Bernardo Mattarella, padre dell'attuale presidente di questa pseudo repubblica, di prendere i contatti con la mafia. Vedete che tutto torna, però per sapere che tutto torna dovete sapere quello che vi diciamo noi, che andiamo a spilluzzicare nei vari documenti. In questa storia, la cosiddetta vicenda del bandito Giuliano, in realtà è il sacrificio di un capro espiatorio già in essere fin dall'inizio, pronto per essere sacrificato nel momento in cui andassero male le sorti. Esattamente, le cose. Non solo lui, lui ucciso a tradimento perché non riuscivano a prenderle, certo, a prenderlo, e l'altro che era il mandatario e colui che fisicamente ha ucciso per conto della mafia o dei signori della mafia, e il bandito Giuliano, il quale credeva di essere a capo di un esercito isolazionista, e fu assassinato dal cugino, il quale poi fu indotto a farsi una bevuta di caffè, ma su questo argomento nel carcere di Viterbo. Mentre venga a prendere un caffè da noi. C'era anche un film, te lo ricordi? Il film con Tognazzi, no, di quello che andava a prendere il caffè dalle due. Come no, bellissimo, vabbè, quel film. Ecco qua. Questo per dire che Orazio Ferniani e Giorgio Vitali hanno depositato testé poco fa, appunto, una querela che prende lo spunto dalla sentenza emanata dal dottor Emilio Manganiello in quel di Frosinone, in cui si determinano nell'ultimo luglio, 15 luglio di quest'anno, in cui si determinano tutta una serie di elementi che comprovano l'assoluta delinquenzialità e violenza fatta contro le istituzioni e contro i cittadini e quindi tutta la nazione italiana per tutta una serie di azioni illegali e anticostituzionali di sottrazione e soppressione di diritti appunto internazionali, naturali e costituzionali garantiti da una serie, non solo da una serie di articoli della Costituzione, ma addirittura da trattati internazionali in cui si difendono gli interessi elementari dei cittadini. E quindi in tutto questo contesto che non sto a leggervi, qua c'è il testo della sentenza che ricordiamo è stata emessa nella numero 516 del 2020, numero del registro generale 819 del 2020, e pubblicata cronologicamente al 2450 del 2020. Ecco qua, qua c'è tutto, ve le andate a scaricare su internet, c'è tutto il testo e non ve lo sto a dire adesso, diciamo, però lo ha, diciamo,
l'ho raccolto nei suoi elementi più fondanti e basilari nella querela che abbiamo depositato stamattina, poco fa. E quindi abbiamo denunciato questa querela contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, le forze dell'ordine, le forze armate, le testate giornalisti, radiofoniche e televisive ed altri, perché per violazioni della Costituzione, reiterate violazioni della Costituzione, danneggiamenti e disastri incommensurabili, nonché limitazione, privazione e sospensione dei diritti costituzionali senza giusta causa e molto altro. Nel particolare, il Presidente della Repubblica, il dottor Sergio Mattarella, per non essersi opposto all'approvazione ed emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire da quello del 31 gennaio del 2020, quando lui aveva tutte le prerogative, le qualità e il potere per poterlo sospendere o evitare di farle approvare o di sottoscriverle. E questo sua responsabilità personale. Il primo ministro Giuseppe Conte, ovviamente, per tutti i cosiddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono un vomito culturale e della giurisprudenza, del diritto in generale, della legge in senso più ampio, che non ha eguali nel mondo civile attuale, io penso in Italia sicuramente mai, manco sotto certo. Masaniello, manco lui si sarebbe permesso di fare delle porcherie talmente infami, no? Uno come certo. Masaniello che faceva il pescatore, che sicuramente aveva una dirittura morale molto più ampia di questi signori qua. E allora, quindi, poi i ministri, te ne leggo tutti, uno più infame dell'altro, il presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, per aver anche lui legiferato in violazione di legge, sulla scorta di quelle porcherie, gran puttanate che ci hanno emanato nel corso di questi 7-8 mesi, e poi il presidente della Lombardia, Formigoni, ecco non mi veniva. Eccolo. Formigoni. È quello di Formichiere cui Formigoni. Di cui parlavamo prima. Il dottor Fontana, per aver legiferato in assenza in violazione di legge. Il dottor l'odonto tecnico Luca Zingaretti per aver legiferato in odonto tecnico, Sì. Ma quello pensavo che ancora meno. Ha fatto il corso da odonto tecnico. Benissimo. Non ha imparato un cazzo perché sicuramente. Ma comunque. I sindaci dei comuni interessati alla violazione qui denunciati, i prefetti interessati, il capo della polizia, il comando generale dei carabinieri, il comando generale della Guardia di Finanza, Comando Generale della Polizia di Stato, comandi di tutte le polizie municipali di tutti i comuni che hanno sanzionato senza avere diritto e senza avere provenienza giuridica quella pretesa allontanamento dagli arresti domiciliari. Certo. Manco avessimo fatto delle stragi noi cittadini italiani. Poi i comandi generali delle varie armi delle forze armate, i direttori responsabili dei principali testate giornalistiche, radiofoniche e televisive e quant'altri. Perché? Per attentato, per finalità terroristiche o di eversione, articolo 280 del Codice Penale. 2. Attentati contro i diritti politici del cittadino, articolo 294. 3. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, articolo 289 bis del Codice Penale. 4. Sequestro di persona a scopo di coazione, articolo 289 ter del Codice Penale, e poi abuso d'ufficio, interruzione di servizio pubblico, istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio, pubblica intimidazione, delitti colposi di danno, falsità materiali, falsità ideologica, danno erariale, distruzione di materie prime di produzione agricola o industriali o di mezzi di produzione, turbata libertà di industria e di commercio, danneggiamento, pubblicazione o affissione di notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, procurata allarme presso l'autorità, abuso della crudeltà popolare ed eventuali altri fattispecie che non so dire. Perché? Perché premessa. Definizione del termine epidemia, enciclopedia Treccani, manifestazione collettiva di una malattia, colera, influenza, eccetera, che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto. Wikipedia, si definisce epidemia, dal greco epidemos, sopra il popolo, sopra le persone, il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui, ovvero una data popolazione umana con una ben delimitata diffusione nello spazio e nel tempo avente la stessa origine, poiché in una data popolazione ogni anno è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi morbosi, eccolo,
un'epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai valori attesi per questa determinata comunità e sulla base delle esperienze del numero dei casi storici di morbosità. E poi, per dimostrare che è stata tutta una montatura, basta questo libro scritto dall'unico medico veramente serio, onesto, no, ma veramente attendibile a livello internazionale, eccolo qui, che è Giulio Tarro. Allora, appunto, anche la Repubblica dice nel suo glossario che l'epidemia è la manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente assai grande di persone nel medesimo tempo e in uno stesso luogo. Allora, a noi tutto pare, fuorché questo. Allora, anche di recente, l'ho visto ieri su internet, hanno cercato di far passare un tale che era morto, ma per fortuna c'erano i familiari lì, un tale che è morto per delle malattie sue, sì, sì. Come, sono tutti falsi, ricordiamoci, come morto per coronavirus. Allora, per coronavirus qualcuno è morto, sì. Ma siamo sull'ordine forse di 1.000 o 2.000 morti, che è un numero perfettamente compatibile con qualunque tipo vario di patologie influenzali, no, di qualunque ma genere. Verremo a sapere anche che la numerosità dei morti dell'anno passato è più o meno analoga. No, è minore di quella di quest'anno. Vabbè, io ho detto più o meno analoga. Saranno costretti a dirlo. Vabbè, tralascio il fatto, entriamo, quindi il fatto lo si conosce, conoscete ormai tutti, e andiamo a rivisitare appunto quello che dice il giudice Emilio Manganiello nel testo della sua sentenza che è passata in giudicato, perché addirittura la controparte, che in questo caso era il governo, non si è presentato. Che vuol dire? Quando non ti presenti in udienza vuol dire che non c'hai un cazzo da dire di sostenibile. Certamente. E allora, quindi i motivi della presente querela, secondo quello che è il pensiero e la giurisprudenza e la cultura di Emilio Manganiello. Viene elencata una serie, allora la leggo perché con deliberazione del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri pubblica in Gazzetta Ufficiale 26 del 1 febbraio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili, tra virgolettato tutto questo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,1 lettera C e dell'articolo 24,1 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 numero 1, è dichiarato per 6 mesi dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Punto 2. Per l'attuazione degli interventi di cui l'articolo 25,2 lettere A e B, fra virgolette, se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopracitata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di rischio sanitario o addirittura derivanti da agenti virali. Infatti l'articolo 7,1 lettera C del decreto legislativo numero 1 2018 a cui si fa riferimento stabilisce che gli agenti virali, eventi emergenziali di protezione civile si distinguono C in emergenze di rilievo nazionale connessa ad eventi calamitosi di origine naturale e derivanti dall'attività dell'uomo sono, quindi virgolette chiuse, sono le calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri, oppure derivanti dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti o d'altro, ma nulla nella fattispecie di cui l'articolo 7,1 lettera C del decreto legislativo 1.18 è riconducibile al rischio sanitario, e ciò è doveroso aggiungere, che i nostri padri costituenti hanno previsto nella Costituzione italiana una sola ipotesi di fattispecie attributiva al governo di poteri normativi peculiari, ed è quella prevista e regolata dall'articolo 78 e 87 relativi alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, e come visto neppure il decreto legislativo numero 1/2018. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è illegittima,
perché è emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza di rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di alta amministrazione, come lo stato di emergenza, sono soggetti al principio di legalità, ripeto, al principio di legalità. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei Ministri in violazione dell'articolo 95 e 78 che non prevedono il potere del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti ed il derivante obbligo di disapplicazione degli ordini da parte degli organi di polizia, militari, comunali, eccetera, eccetera, come evidenziato dall'articolo 5 della legge 2248 del 1865, ripeto, 2248 del 1865, allegato E, che all'articolo 5, tuttora vigente, dice appunto che non è possibile emanare decreti, legge o ordinanze o ordini di qualunque genere se la fonte da cui si deriva è una fonte amministrativa, perché quella amministrativa vale solo per gli atti amministrativi e quindi non è legge. È chiaro? Poi in un proseguo di tempo leggeremo qualcosa relativo a questo, Siamo documentati, cari amici, non credo che ci siano delle persone. No, ma lo stavamo dicendo ai carabinieri stamattina, sì, un paio d'ore fa, che ad oggi avremmo depositato forse, non so, qualche centinaio di querele, mi sembra, contro il potere costituito, i governi, il Parlamento, tutti, la Corte dei Conti, eccetera. Forse saranno quasi un migliaio, penso. Sì. Ma una sola volta ci hanno controquerelato per vilipendio del capo dello Stato, sì. Ma poi l'hanno ritirata. Questo a dire che insomma non lo sanno bene che noi ci abbiamo ragione. E piuttosto di evitare di andare poi a non essere presenti in udienza perché non hanno niente da dire a loro difesa, preferiscono non incardinare il processo o ritirare le querele per non incardinare perché il processo. Perché sono dei mafiosi. Perché sanno benissimo. Ricordiamoci che negli accordi del 1943 in Sicilia, fra Abbazia di Cassibile, mafia, pseudo governo italiano del re del Rennano, del Rennano, che Ezra Pound lo chiamava mezzo feto, bello, e mafia, camorra e soprattutto Sacrosoglio, alla magistratura, alla mafia è devoluta la nomina dei magistrati, ecco. Allora, punto 3. Inoltre, deve ritenersi condivisibile e autorevole dottrina costituzionale, Sabino Cassese per dire il nome, così si capisce con chi cazzo abbiamo a che fare, secondo cui la previsione di norme generali ed astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia contraria alla Costituzione. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio ad atti amministrativi, come dicevo appunto io prima. I cosiddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte di decreti legge che, avendo natura di atti aventi forza di legge, equiparrebbero a fonte legislativa i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguenza di disapplicazione da parte del giudice ordinario. In effetti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 24 aprile 2020 deriverebbe la sua efficacia dal decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. In ogni caso, la funzione legislativa è disciplinata dall'articolo 76 della Costituzione, il quale non prevede l'esercizio della funzione legislativa nel prevedere l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato, nel prevedere, fra virgolette, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, impedisce questa cosa qua
anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad organi diversi dal governo intesi nella sua composizione generale. Quindi, ecco il sunto che dice anche Sabino Cassese, e quindi con divieto per il singolo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo emanato in stretta osservanza di una legge delega, con ben chiariti i limiti di questa possibilità di delega, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto legge tempestivamente convertito in legge, da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 numero 108. Cioè sta a dire che il singolo Presidente del Consiglio dei Ministri, detto andando più a fondo, non può fare il dittatore e assumersi sulla sola sua persona. Ma fa il dittatore essendo stato imposto dal sacro soglio, certo, senza essere stato eletto. Certo. È tutto lì, ecco, è tutto legato. Lui va tranquillo, come si dice a Roma. Certo. Cioè lui sa di essere protetto, di avere le spalle coperte, ma sta agendo in perfetta illegalità, perché appunto lui non può agire in conto del Consiglio dei Ministri, essendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è il collegio del Presidente del collegio del Presidente, è il collegio dei Ministri nel suo insieme che eventualmente può fare una cosa del genere, non lui, non il Presidente. Poi andiamo avanti, punto B, abbiamo letto fino adesso il punto A, punto B. Sulla illegittimità del predetto Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli articoli della Costituzione 13 e 16. E arriviamo al punto. Quindi già c'è una violazione di legge e una nullità assoluta degli atti tutti, perché fatti in regime, che abbiamo detto fino adesso, contro legge. Il punto B, comma 1. In ogni caso, in via assorbente, deve rivelarsi la indiscutibile illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, invocato dai verbali elevati da moltitudini di cittadini, ove si prevede che uno, fra virgolette, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus coronavirus-19, le misure di cui l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale e del rinviato del decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, ove stabilisce che l'articolo 1, fra virgolette, articolo 1, misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, eccetera, sono 13 province. E punto 2, allo scopo di contrastare, non le elenco tutte, insomma, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus coronavirus 19 nella regione Lombardia e tutte le province che abbiamo detto sopra, che avremmo dovuto dire sopra, evito, punto A, evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Tale disposizione, diciamo noi, e lo dice anche il giudice Manganiello, tale disposizione, stabilendo il divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Nel nostro ordinamento giuridico penalistico l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale, che viene irrogata dal giudice di pace penale per alcuni reati, ed è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisce una misura restrittiva della libertà personale e neppure la più lieve, come ricordato dalla Corte Costituzionale. Infatti all'articolo 13 la Costituzione stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su un motivato atto dell'autorità giudiziaria, non di quella, certo, legislativa. Pertanto nel nostro ordinamento neppure una legge potrebbe prevedere l'obbligo della permanenza domiciliare direttamente irrogata dal legislatore a tutti i cittadini, anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato articolo 13 della Costituzione. Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè di un atto amministrativo, il giudice non è tenuto
alla semplice disapplicazione dell'atto amministrativo, cioè non è tenuto a rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, e viceversa, ma deve procedere alla semplice disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. Quindi è il giudice, certo, di pace, certo, che non rinvia niente a nessuno, ma dice semplicemente che, certo, questa è illegale, certo, illegittima e nulla. Certo. E quindi si attaccano al cazzo tutti quelli, i verbali, che hanno fatto a centinaia di migliaia, certo, ai poveri disgraziati cittadini che dovevano andare per cazzi loro in giro per fatti, esatto, che non riguarda l'autorità né legislativa, esatto, né giudiziaria. Esatto. Infine, non si può neppure condividere il velleitario tentativo di giustificare la conformità alla Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex articolo 16 della Costituzione e non limitazione della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a limitati luoghi, come ad esempio l'affermato divieto di accedere a determinate zone circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare l'obbligo di permanenza domiciliare. Corte Costituzionale numero 68 del 1964. In sostanza, la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale. La libertà di circolazione e i suoi limiti si palesano con divieti di accesso a luoghi specifici che possono essere preclusi perché, ad esempio, pericolosi. Quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma la persona, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale. Certo. Certamente, quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella fattispecie in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in alcun luogo al di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara ed illegittima limitazione della libertà personale. Certo. Quindi, in estrema sintesi, tutti i verbali elevati ai cittadini in base al divieto di circolazione sono illegittimi, nulli, e vanno pedissequamente disapplicati ai sensi dell'articolo 5 della legge 2248 del 1865, numero allegato E, tuttora in vigore, che ne dicano teste di cazzo di amministratori tutti appecorati sul potere mondialista del Sacro Sodio o della massoneria internazionale. Al punto 3, l'articolo 16 della Costituzione della Repubblica Italiana è che è a normativa dell'articolo 1 della Costituzione stessa una Repubblica fondata sul lavoro, tanto da promuovere all'articolo 4 il diritto al lavoro tutelato, ex articolo 75 della Costituzione in ogni sua forma, sancisce il diritto di circolazione e soggiorno liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza, ma salvo le limitazioni, non che tu richiudi, certo, tutti. Anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, altro non è che un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone prevedendo un contenimento universale per asserite esigenze sanitarie, già si pone in evidente contrasto con l'articolo 16 e 32 della Costituzione, oltre che impedire lo svolgimento delle attività lavorative e di iniziativa economica di cui l'articolo 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 32, 34, 35, 38 e 41. Hai capito che cazzo hanno combinato questi? Si potrebbe osservare che i precedenti decreti del Consiglio dei Ministri, resi per la situazione emergenziale della pandemia, cosiddetta Covid-19, sono stati emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto a ciò autorizzato dal decreto legge del 6 febbraio 2020, numero 6, e poi abrogato e sostituito dal decreto legge 19 del 25 marzo 2020, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di assumere provvedimenti limitativi delle libertà personali. La funzione legislativa, a norma dell'articolo 70 della Costituzione, è esercitata dal Parlamento, anche se a norma dell'articolo 77 il Governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza decreti aventi forza di legge da sottoporre al Parlamento per la conversione in legge. Il problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad essere rispettato nell'ipotesi in cui il Governo attribuisca con un decreto legge ad un proprio ed unico componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali che per la Costituzione possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari. La risposta non può essere che negativa, in quanto il tenore letterale dell'articolo 16 della Costituzione non ammette la possibilità di permettere la limitazione di libertà di circolazione ad un atto amministrativo, essendo riservata tale possibilità solo alla legge, non essendo altresì prevista la possibilità di una delega
all'esecutivo in ordine a provvedimenti di carattere non individuale ma generale, per l'ovvio motivo che è in gioco una libertà costituzionale dell'intero popolo italiano che non può essere limitata da un atto amministrativo. Si può osservare che il testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 1865 del 1934, titolo 5, articoli 253 e successivi, prevede la possibilità al Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l'articolo 32 della legge 833 del 1978 che tu hai contribuito a redigere. Sì, sì. No? Ricordiamolo così. Capiscono pure chi sei te, no? Quelli che ci ascoltano. Di sfuggita. Vabbè, di sfuggita, ma hai comunque c'è. I tuoi due articoli l'hai fatti. Sì. Quindi non sei l'ultimo arrivato, quindi sai di che cosa si parla. Certo. Quindi la legge... degli obblighi oltretutto mai seguiti dall'industria. L'articolo 32, legge 833 del 1978, riconosce tale potere anche sull'intero territorio nazionale al Ministro della Sanità. Tali norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti amministrativi, l'adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la portata, contrariamente a quanto previsto dal decreto legge 19 del 2020, che conferisce espressamente al capo del governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, che però non vanno ad incidere sulle libertà costituzionali. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 è quindi illegittimo, al pari della norma presupposta consistente nel decreto legge 19 del 2020, violando gli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 34, 32, 35, 38, 41 della Costituzione. 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza, e mo ci arriviamo. Un provvedimento di simile portata, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, ed i precedenti, per le conseguenze ad essi collegati, avrebbero dovuto essere adottate sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un confronto ed una valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali ed economiche, cosa che poi nei verbali della Commissione Tecnico-Scientifica è apparsa. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile non è stato adottato, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 non è stato adottato con i criteri sopra espressi, infatti indica un solo atto istruttorio presente nel verbale numero 49 del 9 aprile del 2020 del Comitato Tecnico Scientifico, atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente riportato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, restando così incognito. Il comitato di cui sopra è stato nominato per ordinanza numero 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a prevedere l'articolo 3 che il capo della Protezione Civile possa prendere provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, ed è un aborto giuridico questo, all'articolo 2 nomina con criteri incogniti un comitato tecnico-scientifico, il quale poi elabora delibere e verbali incogniti. Sì. È di tutta evidenza che il cosiddetto codice di protezione civile, decreto legislativo 1 del 2018, che la nomina di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile e che tale comitato possa dare pareri tecnici all'esecutivo, posto che il decreto del Presidente della Repubblica 257 del 1961 prevede gli organi consultivi dell'esecutivo, tra cui il Consiglio Superiore della Sanità, che non sembra mai essere stato consultato, non essendo riportato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri un suo parere, mentre è riportato quello non conosciuto del cosiddetto della Commissione Tecnico-Scientifica. Il difetto di istruttoria determina conseguentemente l'irragionevolezza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'assenza di ogni valutazione comparativa tra le esigenze sanitarie a fronte anche dei dati statistici e le libertà che sono state limitate e la loro incidenza sulla realtà sociale ed economica. Atteso che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli effetti abbiano avuto una qualche efficacia, ed atteso altresì
che per, data, che per un dato di osservazione empirica tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale limitato. Meritava osservare che il dato statistico mostra una realtà che appare discostarsi da quella ricepita in via emotiva. Ed ora appare chiaramente una volontà interventistica smodata ed ingiustificata, come chiaramente si evince dalla vicenda dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Cosa nasconde questo modello comportamentale del tutto inspiegabile, offuscato ed opaco? E qui riporto un articolo, e qui l'ho anche ridotto, del Corriere della Sera, in cui si dice: giovedì 9 agosto il sito della Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato alcuni verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, l'organismo che consiglia il governo su questioni sanitarie e in particolare negli ultimi mesi per le decisioni da prendere per fermare l'epidemia del cosiddetta Covid-19. Si tratta soltanto di 5 articoli, peraltro dai contenuti noti, tra i documenti desegretati non ci sono resoconti delle questioni più controverse, appunto, rileva anche il Corriere della Sera, che ha chiesto l'accesso agli atti anche ricorrendo al TAR, addirittura ricostruisce soltanto una parte di quanto accaduto in questi mesi di pandemia, fra virgolette, da coronavirus. E dico appunto, le regioni Emilia-Romagna e Veneto presentano una situazione epidemiologica complessa attesa alla circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate e opportunamente riviste, e il 28 febbraio di quest'anno, una settimana dopo l'individuazione del paziente 1 a Codogno, e nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico suggerisce al governo una serie di misure più restrittive per le tre regioni dove il coronavirus si stava maggiormente diffondendo. Nello stesso verbale, il Comitato Tecnico Scientifico, fra le misure igieniche per le malattie e diffusione respiratorie, raccomandava di usare mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate, al contrario di quello che ci impongono ancora adesso, che devono fare gli affari agli amici con le mascherine e cominciare da Zingaretti. 10 giorni dopo la riunione del Comitato Tecnico Scientifico, il governo adottò la misura del lockdown per la Lombardia e le 14 province di Emilia, Romagna, Veneto e Piemonte. Nel verbale del 7 marzo del 2020, il Comitato Scientifico proponeva di definire due livelli di misura da contenimento da applicarsi, uno nei territori in cui si è osservata ad oggi una maggiore diffusione del virus, l'altra sull'intero territorio nazionale. Il Comitato si legge e propone quindi di vedere la distinzione fra le cosiddette zone rosse, gli 11 comuni di cui al DPCM del 1 marzo 2020, le zone gialle, regioni Emilia, Romagna, Lombardia e Veneto, nonché eccetera, eccetera. Il Comitato Tecnico Scientifico individua pertanto, scrivono gli esperti scientifici, una zona di cui applicare misure di contenimento nella diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicare sia all'intero territorio nazionale, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il provvedimento al territorio nazionale, il 7 marzo il Comitato Scientifico conferma l'utilità di tutte le misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo e ne suggerisce altre: apertura al pubblico dei musei, degli istituti e luoghi di cultura, condizioni che assicurano modalità di funzione contingentata tali da evitare l'assembramento di persone, svolgimento delle attività di ristorazione bar non con obbligo di far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, di squadre, divieto assoluto di mobilità per della propria dimorazione o dimora per soggetti sottoposti alla misura di quarantena, limitazione della mobilità ai casi strettamente necessari, sospetti di servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche. Il 9 marzo il Presidente Giuseppe Conte decise infine di chiudere tutto mandando l'Italia in lockdown. Tralascio altre cose e qui faccio riferimento ai verbali desegretati, solo questi, e dico, e gli altri 40 e oltre verbali della Commissione Tecnico-Scientifica, dove cazzo stanno? Perché non ce li fate leggere? Quelli sono documenti pubblici, devono essere a disposizione di chiunque li voglia leggere, perché sono atti parlamentari, per Dio, e quindi devono essere fruibili alla cittadinanza in maniera palese, immediata e liberale. Quindi tralascio altre situazioni, altri contesti, ma ricordo appunto una delle modalità: il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà alla Repubblica, stabilito dall'articolo 54 del principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo e non solo al popolo nel suo insieme. E ciò è definito dall'articolo 1 della Costituzione, che sancisce che la resistenza attiva, non solo passiva,
ad un pubblico ufficiale, ad un corpo politico è legittima e quindi anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri. Il diritto di resistenza è equivalente, corrispondenza e analogo e simbiotico al diritto della sicurezza di ordine pubblico, che impone al cittadino di attivarsi in carenza degli interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualsiasi reato affinché se ne ostacoli gli impedisca la realizzazione, come è successo al nipote di Giorgio ieri, che no, è intervenuto mentre un negrone stava tentando di accoltellare un poveraccio, cioè che ha accoltellato poi sventato, sì, dall'intervento del nipote di Giorgio. Anche il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo del 2010 numero 90 recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare è chiarissimo. Articolo 729, esecuzione di ordini, comma A, il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza eccetera eccetera omissi. Comma 2, il militare al quale è impartito un ordine omissi, cioè, secondo quanto disposto dalla norma del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato e la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori, e i superiori siamo noi, sono mi, è lu, le lu, sei mi, chiaro? Insomma, i carabinieri non dovevano andare per strada, i carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, cioè a sanzionare i cittadini, ad esempio. Questa lunga argomentazione vale anche per i DPRM fin qui citati, cioè vale per i DPRM fin qui citati, ma decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fin qui citati, ma anche a tutti gli atti altri amministrativi emessi dal 31 gennaio del 2020, qui sotto elencati, che seguono la stessa identica procedura giuridica, la stessa identica ratio, lo stesso sconnesso, irrituale, confusionario, taglio interpretativo, giuridico, morale, culturale e quant'altro di condivisibile nella pacchiana dovizia di errori, castronerie, infamità di ogni genere e grado. Ecco l'elenco, decreto legge del 30 luglio 2020, a scendere, no? Numero 83, DPCM 14 luglio 2020, DPCM 11 giugno, decreto legge 19 maggio, DPCM 12 maggio, decreto legge 10 maggio, decreto legge 30 aprile, decreto legge 10 aprile, decreto legge 8 aprile, decreto legge 8 aprile, decreto legge 25 marzo, decreto legge 17 marzo, decreto legge 23 febbraio, decreto del Consiglio dei Ministri 31 gennaio, ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020. Allora, nel frattempo è intervenuto il giudice di pace, appunto, come abbiamo detto, che ha dichiarato tutte le varie cose che abbiamo detto prima, e quindi o il giudice di pace di Manganiello è un perfetto incompetente con tendenze megalomani, oppure la sentenza è inconfutabile, insindacabile e incontrovertibile e quindi va presa in veste di testo di riferimento per tutto ciò che ne consegue. A conferma di ciò e ulteriore evidenza a prova sta la vicenda della secretazione dei verbali della Commissione Tecnico-Scientifica, che dimostra inoppugnabilmente la volontà delinquenziale della truffa attuata dal Governo nel suo insieme e dal Presidente del Consiglio dei Ministri di Giuseppe Conte e tutti gli aventi parte in tutta questa miserabile messa in scena. E quindi chiediamo l'istanza dell'annullamento in sede di autotutela dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti illegittimi, quarti scaturenti, tutti dal primo del 31 gennaio 2020, di voler procedere contro i pubblici ufficiali e amministratori per le loro responsabilità, nonché i privati cittadini denunciati in apice, quali ad esempio il dottor Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che non essendo parlamentare non può invocare trattamenti di immunità per gli atti di competenza in ordine alla configurazione delle fattispecie di attentati alla Costituzione, eccetera, eccetera, di procedere per la penale punizione dei colpevoli ai fini di impedire, di provvedere affinché sia riconosciuto il risarcimento dei mani danni causati dallo Stato e dai cittadini, nonché la violazione dei diritti costituzionali, civili, sociali in generale e dei diritti economici sottratti allo Stato e dai cittadini. Ricordiamo e sottolineiamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge, rammentando l'obbligatorietà dell'azione penale, eccetera, eccetera, in caso di evidenti violazioni di legge e l'altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza reato. Ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti della legge e delle istituzioni della Repubblica, dello Stato e dei cittadini italiani tutti, a cui l'operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere e di cui noi, a nostra volta, saremo severi giudici. Capito, procuratore? Quindi, noi siamo qui. Eccoci qua. Vediamo se qualcuno ha la volontà, il fegato,
e le palle per emulare il nostro gesto. Aggiungi qualcosa? No, saluto gli amici e ricordatevi sempre... So long! Chi comanda in Italia? Se non sapete chi comanda in Italia, non potete fare niente, cari amici. Laudetur! Sempre! Priapus! Priapus! Mi sa che hai superato i tempi. Ah, è finito, porca miseria. Immaginavo. Vabbè, speriamo che... No, non è finito. No? No.